Benvenuti sul canale Voce Libera 2.0. Per chi non l'avesse fatto, l'invito che faccio è quello di iscriversi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati. Di cosa vogliamo parlare quest'oggi sul canale Voce Libera 2.0? Quest'oggi vogliamo commentare una notizia apparsa sui social network. Ma non solo, poi l'approfondiremo con ulteriori prove, perché Voce Libera 2.0 non si ferma soltanto a quello che legge, ma va oltre, cercando di interpellare le persone coinvolte. E quindi scendiamo nello specifico su cosa era scritto in questa notizia. Un'organizzazione religiosa che opera nel sociale con l'aiuto di istituzioni laiche ha chiesto alla filiale dei Testimoni di Geova della Germania di poter usare le strutture, cioè le sale del regno, le sale d'assemblea, per dare rifugio ai senza tetto, affinché trovino riparo dal freddo, in quanto in Germania si attendono o ci sono state fino ad oggi temperature che scendevano sotto i 20 gradi. La risposta davanti a una richiesta d'aiuto di questo genere, che potrebbe salvare vite, è stata negativa. Cioè, l'organizzazione dei Testimoni di Geova, un ente che si definisce benefico, non ha aperto le porte delle sale del regno affinché ospitasse questi senza tetto. Niente da fare, dice, continua il post. Risposta negativa. Persone così sfortunate possono tranquillamente morire di freddo, mentre delle strutture vuote e inutilizzate, perché in questo momento sono chiuse, restano tali a causa delle politiche della Watchtower, che come ogni multinazionale che si rispetti guarda solo ed esclusivamente ai suoi interessi economici. E poi il posto concludeva con cosa dire? Complimenti. Ovviamente noi allegheremo il link di questa notizia nella descrizione che faremo in seguito del canale. Ma perché ci riguarda più da vicino? Voce Libera 2.0 ha voluto interpellare e fare la stessa identica proposta alla filiale italiana dei Testimoni di Geova. Ovviamente non l'ha fatto con una semplice domanda scritta o un'email, ma per essere sicuri che ricevano la domanda abbiamo voluto mandare una PEC che voglio farvi vedere. Ricevuta di consegna. Come potete vedere, loro hanno ricevuto la domanda scritta per richiesta emergenza freddo, se anche in Italia questa organizzazione aprirebbe le porte delle sale chiuse, in quanto delle sale del regno chiuse, in quanto inutilizzate, ai senza tetto in caso di emergenza pioggia, in caso di serate o notti troppo fredde, affinché si riparasse. Ebbene, siamo arrivati ad oggi, sono passati circa 6 giorni da quando abbiamo inoltrato e hanno ricevuto, perché c'è la conferma di ricezione di questa email, e ancora tutto tace. Che dire, quest'ente, un ente registrato come ente benefico, quindi un'associazione che dovrebbe fare del bene verso le persone, non risponde, scompare quando si mette loro dinanzi una proposta del genere. Ma basta riflettere poco poco e pensarci. Loro, durante il lockdown, essendo un ente benefico, potevano andare a sfamare i senza tetto tranquillamente, oppure a organizzare delle raccolte coperte. A voi è mai capitato di sentire che questa organizzazione si è occupata letteralmente di queste persone, andandole a trovare, non portando la loro carta intestata o i loro inviti durante i periodi delle commemorazioni, come quello che sta arrivando, ma bensì andando e dando vero sostegno a queste persone, alle persone meno fortunate? È un ente benefico, è un ente che si definisce cristiano
E io concludo questo video con le parole di Cristo che disse: in quanto lo avete fatto a uno di costoro, è come se l'avreste fatto a me. Pensate, pensate. Un saluto da Voce Libera 2.0. Se il video vi è piaciuto, pollice in su. Se non vi è piaciuto, pollice in giù. Iscrivetevi al canale per restare aggiornati. Ciao!